dico sì. Crotone è la città degli sbarchi, la provincia del centro Sant'Anna, ovvero il CAR di Isola Capo Rizzuto, ma è anche la città solidale che si incontra in relazione con gli ospiti della nostra città. Martedì 11 luglio, sulla spiaggia del lungomare di Crotone, si è tenuto un torneo di beach soccer con i ragazzi ospitati nei centri SPRAR, insieme ai ragazzi crotonesi, giovani calciatori che parlano il linguaggio sportivo, un evento tenuto insieme da molte associazioni del territorio con il supporto della Croce Rossa Italiana, dal lungomare di Crotone, sfilando con la bandiera della pace fino a Piazza Marinai d'Italia, dove si è conclusa la manifestazione. Certo, anche di libertà, perché non ci sono nello sport quelle barriere psicologiche che ci sono solitamente nella vita reale, e quindi è stato bellissimo, è tuttora ancora bellissimo, durerà fino a stasera, fino a mezzanotte, perché adesso questi ragazzi per squadre sono ospiti delle pizzerie che sono stati molto solidari. Alle 10 ci vedremo in piazza Marinai d'Italia per fare la finale, la premiazione appunto, con degli ospiti, i giocatori del Crotone e altri amici che vengono a sostenere questo momento di solidarietà. Sono felice, sono contento, ma non è Enzo che è contento, che è solidale, ma è la città di Crotone che deve essere solidale. Diciamo che hanno vinto tutti, non c'è una squadra vincitrice, una che ha perso. No, vabbè, sulla carta ha vinto solidarietà, ma ecco, solidarietà, felicità, amore, pace, sono tutti sentimenti che debbono vincere, specialmente in questo momento così difficile per l'Italia, ma anche per Crotone, soprattutto anche questo momento di grande, girati di qua Danilo, perché c'è questa scena. Ok, ci facciamo la foto, dai. Insieme per la fratellanza un sentimento di pace, ma anche di libertà sul lungomare di Crotone. Bene, è stata una serata molto bella, l'insegna proprio della solidarietà e della fratellanza. I nostri ragazzi minori stranieri che accogliamo nelle nostre strutture oggi si sono incontrati nel vero senso del termine con i nostri ragazzi di Crotone per una partita della solidarietà e della fratellanza. E oggi vince la solidarietà. Sì, è stato questo torneo organizzato per unire tutte quante le tradizioni, le etnie che si scambiano. Sul campo è stato combattuto, ma comunque ha vinto l'amore, l'unione, la solidarietà, la libertà, tutto quanto ciò che caratterizza l'unione tra queste etnie. Anche io l'ho giocato, dobbiamo ringraziare chi ha partecipato, chi ci ha guardati, chi ha organizzato specialmente questo torneo in modo che si possa instaurare un grande rapporto e combattere l'ignoranza umana. Capendo poi che non vi sono così tante distanze, non vi sono tante differenze quando si gioca a calcio, perché il calcio è un linguaggio universale. Esatto, non è necessario una lingua, un modo di parlare, ma si deve parlare solamente giocando, e quindi come dovremmo fare noi quotidianamente, ogni giorno, quindi dovremmo usare un linguaggio universale e non ci devono essere distinzioni tra le due etnie. What's your name? Demba Sisoko. Da quanto tempo sei in Italia? 3 mesi. Da dove vieni? Mali. Che ruolo hai giocato? Sì, oggi sono... Sì, defensor? Sì. No, attacco. Sì. Attaccante. Qual è il tuo sogno? Sì, no, oggi io no. Sono felice. Abbiamo imparato a volare come lì. Uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. Martin Luther King, sì.
For now, I don't have no job to do, you understand? But I don't know tomorrow, because nobody knows tomorrow, you understand? Maybe, I don't know tomorrow, nobody knows tomorrow. Maybe one day I'll be somebody in the future, maybe I'll have a job, or maybe I will play ball in life, because I don't know, you understand? Because I'm a goalkeeper, because that is my dream, you understand? To continue to play ball. Che a lui piace giocare a calcio e stare anche in porta, e quindi vorrebbe diventare un portiere, ma sa che non è molto facile, quindi pensa un giorno di trovare un lavoro che gli darebbe molto meglio rispetto. What's your name? Okay, my name is Mohamed. Where do you come from? I came from Gambia. What's your dream? My dream? Sto via football. Ha vinto questo torneo di beach soccer la squadra arancione. Penso che questo torneo un po' l'abbiamo vinto tutti, perché questo era il torneo di tutti. E l'ha vinto la solidarietà, perché noi siamo un po' solidari verso tutti. Il tuo ruolo? Attaccante. Qua, quindi ti invitiamo a salire insieme a noi. La stazione ne ha dato veramente l'esempio e dobbiamo continuare su questa strada. Si può. Premiata anche la cooperativa sociale Agora Croton, che da anni sul territorio è attiva verso i nostri amici e fratelli migranti. Sì, Agora ha questa lunga tradizione, dal 98 che si occupa della questione dei migranti. Attualmente sta per compiere 30 anni il prossimo anno, quindi diciamo che ha una maturità abbastanza spiccata. Con i migranti noi sviluppiamo molti progetti e riteniamo che sia necessario dare una risposta a questo segmento di popolazione. Premiata anche On The Road, che da anni sulle strade aiuta i fratelli migranti. Sì, fratelli migranti, tutta la gente che è sulla strada. L'associazione si chiama Volontari di Strada, una traduzione, vabbè, giustamente On The Road. E ci fa piacere perché significa che la città piano piano comprende che un servizio come questo non è un semplice assistenzialismo. Tanti dicono che insomma dare da mangiare senza un'evoluzione, ma è sfamare, rispondere a un bisogno primario. Rispondere a un bisogno primario significa che c'è gente che ancora oggi è per strada e non sa dove mangiare, tant'è che stesso valore ha la mensa di Padre Pio, che a mezzogiorno l'associazione del Cireneo ogni giorno senza mai fermarsi dà mangiare alla stessa gente che noi serviamo di sera. Quanti pasti vengono erogati la sera? Dipende dalla gente che si riversa per strada. Innanzitutto non sono solo migranti, ci sono anche tanti crotone. Sì, infatti quello che dicevamo sul palco è indistintamente servita qualsiasi persona si avvicini al camper. E adesso siamo all'ordine dei 70-80 pasti, quindi significa che mediamente per strada ci sono 50 persone, se contiamo anche i pasti che vengono dati ai crotonesi. Ci sono stati momenti come 2 anni fa, qui si è toccato 300 pasti, abbiamo toccato 300 pasti, perché c'erano tanta gente che stava per strada a Crotone, ma adesso il numero è poco inferiore. On The Road può anche contare sulla generosità di molti crotonesi che offrono del cibo o anche piatti, bicchieri e posate. Sì, no, tantissimi cucinano, il camper si mantiene per questo, perché la gente generosa di Crotone cucina ogni sera. E in più abbiamo esercenti che danno da mangiare, che cucinano apposta per noi, che i dolcini che la sera li preferiscono distribuirli a tanta gente che sta per strada. Sì, tanti. E Daniele Paunessa. Crotone Città Solidale, è stato premiato anche l'atleta Idam Ayub. È stata una bellissima esperienza, sono molto contento per esserci e ringrazio tutti i partecipanti che
hanno avuto la possibilità di fare i tornei e di immigrare con culture e altri immigranti, quindi sono molto contento. Riusciamo a premiare la squadra vincitrice di questa giornata? Intanto voi volete dire qualcosa rispetto a questa tematica della pace? No, che siamo molto contenti di essere qua. Sicuramente una tematica importante dal punto di vista sociale, affrontarla fa anche piacere, è giusto che se ne parli e che si migliori in tutti gli aspetti possibili, quindi anche queste iniziative fanno bene e siamo contenti, come ha detto lui, di essere qua e di partecipare a questa premiazione. Un applauso, eh? Si sono scontrate 8 squadre e delle 8 ha vinto Solidarietà. Qui avanti un applauso, eh? Ci hanno tenuto tantissimo. Io direi di fare un applauso, ecco, prego, avanti. Lui è il nostro ragazzo. Gassama Fonza, prego, fatti vedere. Vieni avanti. Dai un applauso. Grazie.